Buonasera ragazzi, eccoci tornati. Praticamente ho visto che non c'è la videoconferenza, non l'ha organizzata nessuno e non so perché. Vabbè. Adesso c'è stato una maxi novità. Ho dovuto aggiornare tutte le password. Perché praticamente Wahoo ha fatto una fusione con RGT e praticamente hanno cambiato molte cose. Allora, da come ho capito, ci sarà un aumento di c'è cioè un aumento di prezzo sull'abbonamento. E mannaggia, mannaggia. Fino al 1° settembre rimarrà tutto com'è. Poi dal 1° settembre ci sarà un aumento a 15 euro al mese, un aumento del 30% netto. E questo non va bene. C'è la possibilità di fare l'abbonamento annuale di 120 euro. Però non capisco come mai abbiano deciso una cosa del genere all'improvviso, senza avviso. Oggi ci siamo trovati a dover fare l'iscrizione su Wahoo, fare un profilo su Wahoo. Secondo me, quelli della Wahoo sono presentati lì, hanno bussato alla porta di RGT, hanno detto qua ci sia una bella valigetta piena di soldi, adesso comandiamo noi. Peccato, perché secondo me hanno sbagliato i tempi. Una cosa del genere non si fa a fine stagione, perché così rischi che molta gente vada via, tanto arriva la bella stagione, e poi si dà un preavviso. Vabbè, vedremo cosa tirano fuori. Comunque 15 euro sono tanti, sono allineati ai prezzi di Zwift, però Zwift è una piattaforma che c'è da tanti anni, ha milioni di utenti. Loro per rubare clientela a Zwift non dovevano fare questo aumento. È un peccato perché stavano crescendo bene e secondo me con questa novità ci sarà un rallentamento. Adesso pensiamo a vincere questa gara. Sono solo 20 iscritti, 20 partenti. Questa novità ha spiazzato molti. No, 30 partenti. Ha spiazzato molti perché uno che apriva adesso RGT doveva farsi tutta l'iscrizione, tutto l'aggiornamento e purtroppo non è in tempo. Non è in tempo per farlo. Oggi percorso piatto, piatto, c'è qualche strappetto dal 2%, ma niente di che. 34 km, faremo 40 di media, ci fa almeno 45 minuti. Aspetta che c'è la videoconferenza, mica mancano 3 minuti. Vediamo se riusciamo ad andare in videoconferenza, 3 minuti, 3 minuti, facciamo veloce. Che è? Ma tu gli ultimi 3 minuti metti la videoconferenza. Ti sento male, come mai? Porca miseria. Abbastanza. Dico, gli ultimi 3 minuti hai messo la videoconferenza. Mi sa che rimaniamo solo io e te. Tu mi senti bene? C'è qualcosa che non va io nell'audio. Aspetta che controlliamo. Siamo 30 partenti. Perché tanti si sono collegati, poi hanno visto che c'era da fare l'aggiornamento e non sono riusciti a entrare. C90 vince il giro. Io ho saltato la prima tappa, sono tagliato fuori.
È arrivato Tomì, Marco è arrivato. Mi senti? Stai usando i Wahoo nuovi? Stai usando i Wahoo? Vanno bene? Che fa Marco? Mi viene a prendere Marco? Dio. Già Marco è venuto a chiudere, oh. Ma come gli hai insegnato? Come gli hai insegnato? Questa gara è bella tirata, eh! È bella tirata! Questa qua arriviamo a 42 di media! Oh, oggi davvero comandiamo! Oggi comandiamo! Eravamo in 5-6 nel gruppo! Quindi oggi non si stacca nessuno! Andiamo dietro. Ancora 21 chilometri. Questa qui si decide in volata. Quello lì è già la terza volta che prova, ma quanto cazzo ne ha? Bravo Salvo! Ah, peccato! Nicola e Angelella si sono staccati. Sono stati con noi fino agli ultimi 10 chilometri. Peccato. Si decide in volata, si decide in volata. Risparmiati. Occhio che questo attacca. Hanno fatto una bella azione, 2 chilometri.
Che volata! Porco Giuda! A 700 metri uno mi fa il buco! Ho speso tanto per rientrare! Poi non ne avevo più per la volata! Ha vinto il mio amico Pledger, bravo! E hanno fatto una bella azione gli ultimi 2 chilometri.